importante sapere che comunque segni ce ne sono. Se noi andiamo a cercarceli questi segni, non è che possiamo dire non esistono i segni, esistono i segni. Esistono le Madonne che piangono, esistono le Madonne che lacrimano, esistono ragazzi che ricevono le stimmate e che ogni giorno soffrono, o alcuni giorni a settimana soffrono, o il giorno di Pasqua o durante la settimana safra, la settimana santa, sanguinano e soffrono. Cioè i segni esistono, al di là che siano veri o che non siano veri, comunque i segni esistono. Poi c'è la coscienza e la capacità spirituale di ognuno di capire se da questi segni arriva qualcosa, che cosa, e lo vedremo. Quindi i segni sono palesi, devono essere palesi e comprensibili, è chiaro. Se mi faccio una segnaletica in cui dice la curva a sinistra con tutti i rigori, tutti i disegnetti vicino, è probabile che io non capisco che se devo andare a sinistra, che vado dritto, che vado sbatte. Quindi il segno, per essere segno, deve essere comprensibile, palese, preciso. Ecco, i segni sono sicuramente segni che hanno un riconoscimento spirituale. Perché? Intanto ci è stato detto che ci sarebbero stati dei segni, no? Nel Vangelo c'è scritto, anzi negli Atti degli Apostoli ci dice: io effonderò il mio spirito sopra ogni persona, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani avranno dei segni. No? Quindi i sogni degli anziani, no? Molti sogni, molti ragazzi che hanno le visioni, no? Quindi vedono la Madonna, vedono Gesù, e molti altri che, diciamo, hanno dei segni perché qualcuno gli ha detto se vuole soffrire come ha sofferto lui. Oh, ma questo riconoscimento spirituale, questo riconoscimento popolare, diciamo, come si è tramutato? Qui bisogna essere anche molto intelligenti e vedere le cose come stanno. Perché? Dopo che Papa Francesco ha avuto delle esternazioni sulle apparizioni di Medjugorje, dicendo che non è possibile, la Madonna non è un bustino che suona alle 4 del pomeriggio, eccetera, eccetera. Noi da tempo, sia io, Pier, Giorgio stesso, avevamo dei dubbi su questa faccenda, ma non dei dubbi nel senso che la Madonna non è apparsa, avevamo dei dubbi sull'ascolto e la lettura dei messaggi, perché è importante guardare i messaggi. E non dire che vedo la Madonna, se tu finché dici vedo la Madonna, la vedi tu, è per te. Il segno, da questi 30 anni di esperienza, ho capito una cosa, che il segno è per chi lo vede. Ci può essere un segno per chi non lo vede, il segno innanzitutto è per chi lo vede. Poi se questo segno ti dà ulteriori segni affinché la cosa deve essere partecipata agli altri, deve essere resa pubblica agli altri, il segno è per tutti. Il segno è per tutti. Non è questo comunque. Non sono io. E quindi il segno è per tutti, ma ci deve essere un segno che sia per tutti. Cioè, se io, ne parlavamo prima con la nostra amica Maria, se io continuo a dire vedo dei cuoricini, vado per strada, vedo un mattone a forma di cuoricino, mi si casca il caffè, mi forma un cuoricino, il fatto di guardare e vedere tutte queste manifestazioni, intanto è tuo, è un segno per te, ci avrà un significato per te, non ha un significato per gli altri. Allora a volte ci facciamo grandi perché noi vediamo dei segni particolari, no? Vediamo dei segni, abbiamo delle visioni particolari nel mondo che ci circonda, ma non sei grande perché vedi i cuori, devi essere talmente umile e dici perché vedo i cuori? Cioè è il contrario, cioè nel senso non è la grandezza nel vedere sempre un segno. La grandezza è nel distinguere
quel segno che mi vuole dire a me? Chiaro? A volte questa cosa invece noi la ribaltiamo, oh, sai che io succede questo, faccio sempre un segno particolare, questo, quest'altro, eccetera, come se la sua esperienza o la tua esperienza o la nostra esperienza ci renda più ci dia, non so, la medaglia, no? Come un vecchio cartone animato, medaglia. No, è l'opposto. Cioè quel segno che tu continui a vedere, perché io se vengo insieme a te, tu vedi il cuore, io non lo vedo. Andiamo in spiaggia, su una spiaggia dove ci sono tanti mattoni di ghiaia, no? Ci sono miliardi di mattoni, io magari vedo un mattone rosso, un mattone colorato, un mattone che mi piace, ma te, e tu vedi un mattone a forma di cuore, ma tu lo vedi, io non l'ho visto. Di conseguenza quel segno è per te. E quindi serve alla tua evoluzione, devi capire quel segno cosa significa per la tua evoluzione. Oh, poi c'è un'altra cosa importante. Scusami, lascia. C'è un'altra cosa importante. La cosa importante è che nei confronti di tutti questi segni c'è un'appropriazione indebita da parte dei mass media, il quale nella divulgazione dei segni stessi e nelle manifestazioni di questi segni cercano la notizia eclatante, la notizia che fa scoop, che fa notizia, insomma, che fa audience, no? Che fa audience. Quindi c'è un'appropriazione indebita, i quali mass media non spiegano la natura divina o la natura spirituale di quel segno, ma dicono soltanto che succede, e quindi c'è tanta gente che lo vede, che dice oh che bello che è. Poi c'è un'altra situazione che è, io sono andato in pensione da pochi mesi, prima di andare in pensione lavoravo con delle persone, arriva una collega, dice sai sono stata a Medjugorje, adesso mi sento tanto in pace con me stessa, perché quando prego sono così felice, sono così contenta, eccetera. Io ho fatto, anche io quando prego sono felice, bisogna andare a Medjugorje per dire che sei felice. Bisogna andare ad un pellegrinaggio per dire che sei felice. Ma quel pellegrinaggio, quella Madonna, che ti ha detto? Dice, lì fa tante grazie, tanti miracoli, eccetera. Manca una cosa fondamentale. Mi diceva il mio padre spirituale, prima di Giorgio con Giovanni, a cui mi andavo a confessare, e che era vescovo di Macerata, mi diceva, io andavo lì la mattina alle 6, perché lui si alzava, diceva messa e poi riceveva tutto il popolo, ogni giorno, apriva le sue e riceveva. Ogni giorno c'era la coda delle persone. Allora la mattina stavo con lui un'oretta e lui mi diceva, io vado a Medjugorje, sono andato a Medjugorje, ma quello che mi importa è sapere se dentro al cuore di quella gente non entra la Madonna, se entra Cristo. Cioè non può essere la Madonna ad essere deificata. Il centro, abbiamo detto prima, il centro è Cristo della nostra fede, non è la Madonna. Io sono molto devoto della Madonna, io sono molto devoto della Madonna. Però se questa Madonna non mi porta a compiere ciò che Cristo ha detto, io sto facendo una dea pagana, non sto facendo la dea cristiana. Sto facendo una messaggera di Dio, sto facendo una dea che mi soddisfa, ecco, sono contento. Oh, come sono contento, mi diceva sta signora, come sono contenta, sono felice. Poi che te cambia nella vita? Cambia qualcosa? Una soddisfazione personale, è una soddisfazione personale, al di là della quale nulla cambia e tutto rimane come prima. Magari ti può morire un bambino a fianco, piangerai perché ti emozioni, ma nulla cambia, nulla succede. The Bon Giovanni Family, la voce degli extraterrestri. Il sito ufficiale di Giorgio Bon Giovanni. Documenti, immagini e testimonianze su una delle storie più straordinarie di tutti i tempi. L'apparizione delle stimmate e le indagini medico-scientifiche.
più di 1 miliardo di persone incontrate in tutto il mondo. Filmati e interviste esclusive sul fenomeno extraterrestre. Il testo inedito della madre di tutte le profezie. Un archivio completo dei messaggi dal 1990 ad oggi, con dossier e ricerche su temi di estrema attualità. Una chiave di lettura chiara e completa sui fatti che sconvolgono il mondo. Una risposta per chi cerca la verità.